400.000 euro percepiti illegalmente attraverso i fondi europei agricoli di garanzie di sviluppo rurale, ma l'introito sarebbe stato più vasto se in alcuni casi non fosse intervenuta già la prescrizione. La DDA, insieme ai carabinieri reggini e a quelli della tutela agroalimentare, hanno ottenuto dal GIP l'arresto di 4 persone, mentre altri 3 ai domiciliari e una all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Con l'inchiesta Cerere sono state colpite le cosche Gallico di Palmi, gli Alvaro di Sinopoli, i Lo Giudice di Reggio e la Canaccaia di Seminara, spendendo il nome dell''ndrangheta attraverso la complicità di incaricati di pubblico servizio, avrebbero ottenuto contributi pubblici dall'Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura, l'Arcea. Superamento della tendopoli, abbattimento della baraccopoli e un nuovo progetto per un'accoglienza diffusa dei migranti nella piana di Gioia Tauro. Sono questi punti cruciali sui quali si sono confrontati in prefettura Reggio Calabria il prefetto Michele Di Bari, il governatore Mario Oliverio e le forze di polizia e i sindacati. Un'idea non nuova, a dire il vero, che per l'ennesima volta mette lo Stato davanti a una prova che nel recente passato non è riuscita a superare. Dal profondo amaranto del granillo al sorriso ritrovato a tinte bianco-rosse del Lorenzon, passando dalle lacrime rosso-blu del Vito Simone Veneziani. Ecco in estrema sintesi il mercoledì di campionato delle formazioni calabresi. La regina subisce 3 gol in casa dalla Cavese, doppietta di Sciamanna e timbro di Atley. E Percevoli e di suoi è sconfitta dopo 2 vittorie di fila. Basta e avanza il gol di Gerardi, invece, al Monopoli per rispedire a casa la Vibonese, con in tasca solo le briciole. Mengoni non è preciso sul tiro del 21 di casa, ma è grazie a lui se i rossoblù non subiscono una sconfitta più pesante. Tuttavia non meritata, per quello visto in campo alla luce delle 2 clamorose occasioni da gol, sventate da uno straordinario Pissardo.